E con la banda al completo, perché qui, ecco, che deve andare a stuzzicare Willy, poverino, ormai è una vittima, Willy. E in più sullo sfondo abbiamo anche lo stendino. Iniziamo finalmente un nuovo sabato da mamma. Enea, togli le mani. Buongiorno! Allora, finalmente dopo credo un mese abbondante si ritorna con il solito nostro appuntamento settimanale, ovvero quello del sabato. E l'unica cosa, sì, vabbè, a parte che ancora la mia faccia un po' così perché ancora sono in pigiama, quindi fra un po' adesso mi vado a sistemare così almeno mi vedete un po' meglio. L'unica cosa, non so che cosa verrà fuori perché ovviamente Enea in questo mese ha avuto una sorta di trasformazione e quindi insomma un bambino più rumoroso, più birbante, mi tocca tutto, mi scappa in continuazione per casa, tocca tutto quello che non deve toccare, è sempre lì. Quindi insomma non lo so, prendete un po' le cose come vengono. Come potete vedere, ha il pigiamino lungo perché stanotte, queste sono una delle cose belle della Germania, c'è stata un'escursione termica pazzesca e quindi abbiamo dormito con la coperta. Ah, che bello! E quindi, essendo che lui non prende, insomma, la coperta, non la vuole, il lenzuolo non lo vuole, insomma, ieri sera io ho messo il pigiamino, sì, di cotone, però con le maniche lunghe. E quindi adesso siamo qui, come potete vedere sullo sfondo c'è una macchina, c'è una Lamborghini, regalo di mio cugino per Enea per il suo compleanno. E niente, adesso insomma mi vado a dare una sistemata, mi vado a dare una lavata. Anche Willy, poverino, ecco qui, sta subendo le angherie di Enea. Io in tutti i modi cerco di fargli capire che non è un giocattolo, che bisogna fargli caro caro, che non gli deve tirare la coda. Però insomma è un delirio anche perché lui vuole sempre andare dove c'è Willy e Willy, devo dire la verità, è un gatto speciale perché non c'è cioè, davvero. È anche lui che va con Enea, insomma, si fa torturare, diciamo così. E pensate, guardate, ieri sera stavamo guardando quel film su Rai 1, bellissimo, non so se l'avete mai visto, Non sposate le mie figlie, quel film francese di quel papà che ha quattro figlie e che sono tutte sposate alla fine con non extracomunitari, però sì, insomma, con un arabo, un africano, vabbè, insomma. E quindi noi lo stavamo guardando, anche se con Enea ormai è un po' difficile guardare qualcosa in TV. E, insomma, abbiamo dovuto praticamente mettere il tavolino, lo dobbiamo attaccare al mobile perché mi apre tutti i mobili, mi toglie la pasta, tutto quello che c'è. E poi lì che c'è il uno dei trespolini di Willy per dormire, abbiamo dovuto mettergli la sedia perché lui andava lì e insomma gli faceva i massaggi shiatsu, ecco, chiamiamoli così. E basta, anche tipo qua tutti i mobili, vedete, altro che le chiusure di Ikea. Li devo chiudere perché mi apre, qui c'è l'olio. Qua normalmente pure chiudo il forno con qua che c'è la spazzatura. Pensate addirittura, ieri sono tornati che sono passata lì dalla prendere due cose. Il tempo che stavo sistemando, senza che mi guardi, sì, di te sto parlando. Stavo sistemando due cose, a un certo punto, insomma, corre e va verso il bagno. E lo sentivo che rideva. Come
Corro anch'io verso il bagno, praticamente c'era Willy nella sua gabbietta che stava facendo i suoi bisognini e lui che cercava in tutti i modi di infilarsi dentro insieme a Willy. Insomma, sono stati attimi un po' così. Comunque adesso bando alle ciance perché noto che ho già parlato 5 minuti e quindi niente, mi vado a lavare e facciamo, insomma, laviamo anche Nea. E ci vediamo dopo. Ciao! Sì, togliamoli tutti. Adesso ce l'abbiamo un po' i denti. Tutti i giochini li sparpagliamo in giro. Ah, guardate che meraviglia. Ah, ecco, bello. Sì, ma non è che continua, finisce, continua. Ah, tra l'altro quello lì è un nuovo acquisto, un regalo che abbiamo fatto io e Daniele per il compleanno. Gli abbiamo preso la cucina di Ikea, così anche nella speranza che lasci stare la mia di cucina, ma devo dire che comunque gliene importa poco perché quella di là, insomma, è più interessante. E vabbè, abbiamo anche tolto il box perché ovviamente non voleva starci neanche più un minuto. Il tempo che lo mettevi dentro, praticamente insomma il delirio, non vi dico i pianti, le urla, cioè sembrava insomma che ci fosse la lava lì dentro e che si stesse ustionando. Quindi abbiamo detto vabbè, basta, lo togliamo e via così. Va bene, adesso insomma lo lascio ancora. Può giocare, tanto qui mettere a posto ormai è una consuetudine. Questi si mettono a posto almeno 5-6 volte al giorno, per non parlare dei DVD. Uno mi potrebbe dire cambia posto, e sì, non so dove metterli, perché se no, ecco, anche perché io qui, cioè, qui è pieno. Nell'altro è pieno, dove li metto? Anzi, che li apre pure questi. Quindi, insomma, sempre anche qua, no? Abbiamo messo i paracolpi che li avevamo presi da Lidl, questi qua, eccoli. E niente, li ha staccati lui. Cioè, e quindi, insomma, va bene. Sono tutte belle giornatine, interessanti. Va bene, dai, andiamo, insomma, andiamo a fare un po' di cose qui in casa. Tu ti stai prendendo il sole? Willy? Ti prendi un po' il sole? Bravo, come sei bello! Quindi, ecco qua, vado adesso, devo fare qui lo stendino. E in più, ancora, pom 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 pom, ta-da! Devo andare a sistemare qui il letto e tutto il resto, quindi vi saluto, ci aggiorniamo dopo. Sto cambiando le lenzuola, come sapete ormai è consuetudine di sabato, solo che mi sento un tantino osservata. Cioè, avevo uno sguardo. Che cos'è? Controlli? Mi stai controllando se faccio bene? Eh? Cioè, guardate come mi guarda. Vabbè, dai. Ovviamente sono sempre in compagnia, eh? Non è che. Vabbè. Sono l'1:25 e ne ha mangiato. Questo qui invece è il mio pranzo, una fetta di pane con un pomodoro e del formaggio presa al Lidl, che è un misto, non misto, simile a una feta, sarebbe questo qua, tra feta e, come si chiama? E primo sale. Ovviamente, insomma, ha la consistenza del primo sale, ma è salato come una feta. Oh, siamo in Germania, insomma, ci dobbiamo adeguare, insomma, a quello che c'è. E
E poi niente, un cetriolo così con un po' di sale e una pesca. Stasera andiamo a mangiare fuori, andiamo a mangiare la pizza con degli amici e quindi insomma non mi andava neanche di farmi insomma neanche un po' di riso così. Adesso vediamo insomma lui di farlo giocare un pochettino e poi insomma, Dio piacendo. Ma va a farsi il suo pisolino, così insomma anche io mi posso lavare, devo fare uno shampoo e vediamo un po'. Quindi niente, adesso vado a mangiare e... Ok, lui intanto sta telefonando. A chi stai chiamando? Chiami a papà? Sono le 3:15. E ne sto dormendo, io mi godo un po' di relax. Sono fatta la doccia, mi hanno fatto anche lo shampoo, perché se voglio dire, quello è. Non mi sono truccata perché appunto essendo che poi insomma usciamo, andiamo a mangiare la pizza, poi insomma lo faccio dire. Un bambino fuori. Ah! Ti prego, tanto più o meno dorme fino alle 3:30, ecco, 4:20, quindi diciamo che ho ancora solo un quarto d'ora di relax. Lì appunto i giochini sono stati rimessi in ordine, ma tanto tra un po' arriverà di nuovo Attila, no? Come diceva Diego Abatantuono. Ago, atrocità, ti terremoto e tragedia. E niente, mi sono ricordata che ieri ho fatto il primo acquisto da Lidl, diciamo autunnale, che poi tra l'altro già nei negozi sono arrivati un sacco di cose appunto per l'autunno, tipo soprammobile a forma di funghetto, scoiattolini, le pigne, cioè... Mi sono dovuta frenare perché ho detto no, non puoi comprare cose autunnali quando ancora non è neanche Ferragosto. Quindi datti una calmata, che poi tanto il tempo c'è. Però ho visto queste da Lidl, sono bellissime. Sono delle pantofoline, queste qua là, 3,99 o 2,99, ma credo più 3,99. E mi fanno ridere perché si chiamano House Ballerinas. Ovviamente House sta per casa, Ballerinas sta per ballerina, che poi, cioè, detta così sembra più spagnolo che tedesco, comunque. E quindi, insomma, questo in più mi è venuto in mente. Aspettate che devo andare la porta. Ecco, sono qua nel bagno, chiudo magari la tenda qui così è meglio, che mi è venuto in mente che vi devo far vedere una cosa. Quando sono stata in Italia, la prima cosa che ho fatto appena arrivata sono andata dall'estetista, però poi boh, non lo so se è stato il caldo o boh, fatto sta che dopo quanto 2 settimane neanche era necessario, insomma, fare una ceretta, però non mi andava di ritornare all'estetista e via. E quindi sono andata da Splendidi Splendenti per prendere una ceretta così, no? Alle strisce. Vabbè, a parte i prezzi, perché ormai sono abituata ai prezzi di qui, perché ok, a Monaco quello che costa un occhio della testa sono gli affitti. Gli affitti di casa sono qualcosa che... Gli affitti di casa sono qualcosa che può davvero creare infarti. Però il resto delle cose costa meno rispetto che in Italia. Quindi, insomma, quando sono entrata a prendere questa ceretta, sono rimasta così. Basta pensare, ad esempio, alla schiuma della Nivea per dire che mi è rimasta impressa. E qui più o meno costa intorno a 1,74 euro. Poi dipende un po' dai negozietti dove vai, cioè l'ho trovata quasi a 4. Comunque, sono andata, l'ho conservata apposta per farvela vedere, appunto per prendermi queste strisce. C'era quella della Ligia, non mi ricordo che, e alla fine io ho preso questa.
Cioè, ho preso la più economica, che poi l'ho pagata quasi 5. Questa qua della Jamar, tanto ho detto, vabbè, alla fine una vale l'altra. Poi il caso ha voluto che tra una cosa e un'altra, insomma, non ho fatto neanche in tempo a farle, quindi ho detto, vabbè, me le porto a Monaco, poi le faccio lì. L'altro giorno vado per farle. Questo era il pacchetto. Cioè, sono totalmente inutilizzabili perché sono, eccole qui, sono secche. Cioè, guardate, cioè io non aspettate, vediamo se riesco, li poggio, qua. Cioè io, dici tu, ok, le riscaldo un po', ma non si riscalda niente. Se io vado per aprirle, ecco qua, vedete, guardate, si sbriciola, ecco. Quindi ho detto, vabbè, le conservo così gliele faccio vedere. Ora non so se erano quelle che avevano loro in negozio, magari ce l'avevano lì da, non lo so, 45 anni. Non saprei. Comunque, fatto sta che sono state 5 euro buttate. Quindi l'altro giorno eravamo fuori, sono andata al DEM, me ne sono preso un paio, pagata questa qui tra l'altro 2 euro. Cioè, costa meno, dove l'ho messa, costano pure meno di quelle che, no, costano un po' di più rispetto a quelle che prendo io di Rosma, ma sono perfette. Quindi, siccome so che il DM c'è anche in Italia, eccole qua, sono queste qui ai frutti rossi, ed è praticamente come la ceretta, quella lì tipo quella proprio che usano le estetiste, lì nel pentolino. Bellissima, non mi faceva male, cioè ancora meglio, ripeto, di quella che io normalmente uso del Rossmann. Quindi, insomma, questo, vabbè. Adesso mi vado a fare un caffè, intanto ecco, salutate che belle cose che vi faccio vedere. Attila si è svegliato, guardate che ore sono, le 3:30. È finita. Oh no, che vuoi, dormirmi in braccio? Dovuto spostare le ciotoline di Willy sul davanzale perché. Eh sì, perché non lo lasciava mangiare in pace e poi c'era anche il rischio, insomma, che si prendesse in acqua qualche crocchetta e non mi sembrava il caso. Che stai facendo? Aspetta che non riesco a prenderti. Allora, sono le 8:30 e noi siamo pronti per andare. Daniele è già sceso giù. E così intanto sistemava Ena in macchina. Io ho preso le ultime cose, anche questa qui, una giacchettina per me, perché comunque fa freschetto. Ora mi devo mettere le scarpe. Ho deciso di mettermi le scarpe aperte, speriamo di non fare una stupidaggine. Intanto Willy, entra, tu non vieni con noi. Insomma, andiamo perché abbiamo l'appuntamento lì alle 9. Più o meno ci vuole 20 minuti per arrivare, poi finché insomma troviamo parcheggio, devo prendere le chiavi, che troviamo parcheggio, guardate, riesco a staccarlo, ok? Ciao Willy, ci vediamo dopo. Ciao! Finché insomma dicevo troviamo parcheggio, passa il tempo, magari chiudiamo la luce. Quindi insomma ci vediamo insomma sicuramente dopo qualcosina vedrò di firmarla, appunto metto le mie solite queste qui scarpe sperando di non gelarmi i piedi. 23:45 e siamo rientrati a casa. Enea si era anche addormentato in macchina, solo che poi insomma toglierlo dall'ovetto, salirlo a casa. Si è svegliato e adesso sta girando per casa tipo fossero le 5 del pomeriggio. Fa
Perciò adesso speriamo bene, insomma, che gli prenda sonno di nuovo, se no vedo la conclusione di questo sabato in maniera un po' disastrosa, anche perché ho sonno. Adesso quindi mi vado anche a struccare, mi vado a mettere il pigiama, così insomma, sperando, vediamo di andare a letto. Quindi adesso... Abbiamo messo il pigiama, ovviamente di nuovo pigiama lungo perché fa freddino, infatti anche io sono con la felpa, perciò adesso buonanotte, un bacio e ci vediamo la prossima volta. Ciao.